Costa Concordia partirà decisamente mercoledì, dice Nick Sloan. Non c'è nessuna giustificazione per non partire, salvo un meteorite, fa eco il commissario Franco Gabrielli. Domani la nave dirà addio all'isola del Giglio. Nonostante il temporale di questa notte, con pioggia e vento a burrasca, gli addetti ai lavori rassicurano sulla scadenza di domani. Si parte, tempo permettendo. Mancano ancora alcuni interventi da fare sul relitto legati al fissaggio del cassone S14. Per il tramonto la nave dovrebbe essere pronta, tranquillizza Sloan. Riguardo al meteo invece Gabrielli spiega che sta andando a migliorare. Avremo una buona finestra fino a domenica, quando la Concordia dovrebbe raggiungere Genova, dove resta da saldare le bitte per l'arrivo del relitto previsto per domenica, che al momento registra un'immersione di 18 metri. A riguardo Gabrielli spiega che la riemersione potrebbe continuare per altri 3 metri, ma non stresseranno la struttura fino a questo punto, dice il commissario. Credo che il limite contrattuale dei 17 metri e mezzo sarà raggiunto. Intanto al Giglio è arrivato Elio Vincenzi per un ultimo abbraccio ideale a sua moglie Maria Grazia Trecarichi. Il corpo della donna è stato l'ultimo a essere recuperato. Al momento c'è un solo disperso, il cameriere indiano Russell Rebello. Elio Vincenzi stamani è arrivato al Giglio perché sperava che oggi fosse il giorno in cui la nave sarebbe stata portata via. Per Vincenzi la notizia dello slittamento a domani è stata una piccola delusione, non potevo mancare, ha spiegato, per un commiato definitivo. Mentre al Giglio sono in pieno svolgimento le operazioni di recupero della Concordia, l'ex comandante della nave Francesco Schettino si rilassa in vacanza a Ischia. Il quotidiano dell'isola, Il Golfo, pubblica stamani il reportage di un party che si è svolto sabato sera in una villa privata di Forio. In alcuni scatti Schettino viene ripreso in compagnia di altri ospiti, abbronzato e sorridente, vestito di bianco come tutti i partecipanti alla festa.